Ingresso nei mercati esteri, sviluppo di impianti eolici e biomasse, spinta ulteriore all'innovazione. Sono questi tre assi portanti del piano industriale 2011-2015 di Energy Resources Holding, approvato dal Consiglio di amministrazione del gruppo marchigiano attivo nel settore dello sviluppo sostenibile. Dopo l'impetuosa crescita di Energy Resources SPA, società del gruppo attiva in particolare nel fotovoltaico, le strategie della holding prevedono una redistribuzione del fatturato tra le quattro business unit, impianti da fonti rinnovabili, edilizia sostenibile, efficienza energetica e mobilità sostenibile. Ci aspettiamo una crescita del 40% l'anno, commenta Andrea Cardinaletti, presidente di Energy Resources Holding. Ci apriremo ai mercati esteri con filiali nei paesi di area Unione Europea, in particolare Francia, Inghilterra e Grecia, e l'ingresso negli Stati Uniti, in Africa del Nord e nei paesi europei emergenti. Daremo un'ulteriore spinta all'innovazione. Abbiamo già 24 brevetti sviluppati e contiamo di aumentare l'investimento, potenziando la partnership con enti di ricerca e università. Dopo il grande sviluppo del fotovoltaico, avvieremo la realizzazione di impianti eolici a biomasse, dichiara ancora Andrea Cardinaletti, e potenzieremo l'impiego del geotermico, oltre ad interventi di risparmio energetico e mobilità sostenibile.